Ciao e benvenuti ad un nuovo video. Una domanda interessante da porsi è se siamo soli nell'universo. Un pianeta che viene osservato molto è Marte. Se dipendesse dalla NASA e da Elon Musk, ci sarebbero esseri umani su questo pianeta entro l'anno 2030. Nel corso degli anni sono state trovate però alcune cose inquietanti su di esso. Oggi ve ne mostreremo 20. Sei nuovo al canale? Assicurati di iscriverti, premi la campanella e lascia anche un mi piace prima di iniziare il video. Numero 20. Gli scienziati affermano che ogni 2 anni si apre un buco nella complessa atmosfera di Marte. Ciò manderebbe nello spazio lo scarso approvvigionamento idrico del pianeta rosso. La cosa più sconcertante è che Marte sarebbe troppo freddo per trattenere il vapore acqueo nella sua atmosfera. Grazie alle simulazioni al computer, gli scienziati hanno scoperto che ogni 2 anni, quando Marte si avvicina al Sole, il vapore acqueo può passare facilmente attraverso questo buco. Numero 19. I ragni sulla Terra sono abbastanza inquietanti, ma se si deve credere alla prossima foto, i ragni sarebbero stati trovati anche su Marte. Il Mars Reconnaissance Orbiter ha catturato questa immagine nel 2018, ma state tranquilli, per quanto ne sappiamo, non ci sono davvero dei ragni in giro su Marte. Quando l'inverno si trasforma in primavera, il ghiaccio di anidride carbonica sotto la superficie inizia a riscaldarsi. Il suo rilascio viene quindi bloccato e la pressione aumenta prima che esploda in un getto. La polvere scura e i venti insieme contribuiscono a queste strisce simili a ragni. Numero 18. Del 2019 i media impazzirono per una foto che mostrava una luce brillante su Marte. Qualcosa riguardante la vita sul pianeta rosso? O potrebbe essere un segnale? Tuttavia, questa non sarebbe stata la prima volta che una luce è stata vista su Marte. Infatti è successo anche nel 2014. La NASA dice che però era solamente il sole che si rifletteva su una roccia. Ci credi? Numero 17. Mentre il veicolo senza pilota, il rover Curiosity, stava facendo le sue ricerche quotidiane, un giorno ha scattato una misteriosa foto di quello che sembra un grande portone. Le teorie circolarono rapidamente, secondo cui questa era una porta per una società sotterranea, o addirittura un portale per un altro mondo. Sebbene sembri una porta scolpita, la maggior parte delle persone pensa che sia solo una grotta dall'aspetto sospetto. Numero 16. Le possibilità che un'antica civiltà esistesse su Marte stanno diventando sempre più alte, soprattutto quando è stata pubblicata questa foto di quella che viene chiamata Mars Henge, simile alla misteriosa Stonehenge in Gran Bretagna. Mars Henge non è l'unica del suo genere. Si dice che siano state trovate numerose strutture e rovini simili ai piramidi. Potrebbe essere anche che abbiamo a che fare con della vita intelligente che ha costruito questa formazione di pietra. Oppure è solamente una pura coincidenza? Numero 15. Abbiamo già visto una serie di cose inspiegabili trovate su Marte, ma se si deve credere alla prossima foto, su Marte sono state trovate anche delle mandrie di animali. Alcune coordinate ti porterebbero in quest'area su Marte e sono nella stessa formazione di una mandria di bovini. Si pensa che queste figure o strutture siano lunghe circa 200 metri e si estendano per centinaia di chilometri. Numero 14. Una delle teorie sull'origine delle piramidi di Giza è che siano state costruite dagli alieni. Questo può sembrare strano per alcune persone, ma se ti dicessi che una piramide è stata trovata su Marte? Questa piramide sembra quasi perfetta e potrebbe essere circondata da altre rovine. Tuttavia, se non è una piramide, probabilmente dovrebbe essere una roccia normale. Numero 13. Uno dei motivi per cui Marte ci fa così paura è la paura dell'ignoto, ma l'idea che gli umani abbiano già camminato su Marte e che la NASA lo tenga nascosto è ancora più spaventosa. Se si deve credere alla seguente storia, c'era una ex dipendente della NASA di nome Jackie, che insieme ad altri 6 dipendenti aveva visto 2 uomini in tute protettive su Marte nel 79. Secondo le sue affermazioni, ci sarebbe stata una missione spaziale segreta su Marte. Ma se questa storia è davvero vera, perché non è mai stata raccontata al pubblico? Numero 12. Nell'anno 2022, sulla superficie di Marte, è stata trovata una roccia davvero bizzarra.
All'inizio sarebbe stata trascurata, ma presto si resero conto che la roccia aveva una forma insolita e delle linee anormalmente lisce. Gli scienziati attribuiscono la formazione di questa roccia al fatto che Marte un tempo aveva l'acqua e affermano che è possibile che la forma liscia e setosa sia stata scolpita dall'acqua miliardi di anni fa. Numero 11. Sulla nostra Terra abbiamo tanti tipi di diversi fenomeni meteorologici, ma gli scienziati sono anche riusciti a catturarne uno con la fotocamera su Marte, chiamato il Dust Devil. Marte è noto per la sua siccità, ma a volte compaiono delle trombe d'aria che possono causare il caos. In alcuni casi possono estendersi per centinaia di metri sulla superficie, e uno di loro addirittura raggiunse anche i 644 metri. Numero 10. La prossima foto potresti già averla vista, visto che è diventata virale qualche tempo fa, dopo che le persone hanno affermato di aver incontrato una creatura extraterrestre o una sirena su Marte. Un rover esplorativo di nome Spirit sarebbe stato responsabile di aver scattato questa foto, ma secondo la NASA è solamente una formazione rocciosa su una collina a circa 8 km di distanza. Numero 9. Secondo diversi scienziati, si dice che un messaggio sia scolpito nel paesaggio marziano. Dalla sua invenzione nel 1836, il codice Morse è stato possibile come nessun altro mezzo di comunicazione, e sembra che Marte stia cercando di comunicare con noi. Questo messaggio in codice Morse è una serie di punti e trattini complessi scolpiti in un'area al di sotto del polo nord di Marte, in quello che gli scienziati chiamano il campo di dune di Agal. Sebbene alcuni credano che debba essere stata creata da vita intelligente, altri dicono che sia stato semplicemente l'impatto di un antico cratere. Numero 8. Nel 1976, quando le missioni Viking 1 e Viking 2 decisero di scattare foto di Marte, ne mandarono una che era piuttosto spaventosa. Infatti, un volto era sepolto sotto la superficie della regione di Cydonia. Marte potrebbe non avere vita visibile, ma forse questa è la prova di una civiltà passata? Si pensa che questa zona si avvicina a un oceano su Marte. Secondo la NASA, sono solamente delle luci e delle ombre che immaginiamo siano un volto. Numero 7. Se si parla di alieni su Marte, allora ovviamente ci devono essere degli UFO da qualche parte. E qualcuno ha effettivamente notato una foto in cui sembra esserci un UFO che si è schiantato. Molte persone pensano che questo sia davvero un UFO, mentre altri dicono che l'oggetto è a forma di disco, ma è solamente sabbia o detriti spaziali. In ogni caso, rimane una scoperta sorprendente che dovrebbe essere assolutamente studiata. Numero 6. Una donna svizzera di nome Helene Smith afferma di essere già stata su Marte nell'anno 1894. Dice di aver visto nelle sue visioni il pianeta rosso e che ci sono dei cicli marziani. Non solo, ma si dice che abbia interagito con gli alieni alla guida di veicoli semoventi. Per descrivere ciò che aveva visto, realizzò diversi disegni, compresi quelli degli alieni che aveva visto e dei luoghi che aveva visitato. Credi alla sua storia? Numero 5. Del 2016 e nel 2017 il rover Curiosity avrebbe scattato una serie di foto che mostravano una palla di cannone. Una guerra nucleare che ha spazzato via tutti i marziani sembra probabilmente troppo inverosibile, ma cos'altro potrebbe essere? Secondo la stessa NASA sarebbe solamente un sassolino che aveva una forma perfettamente rotonda. Numero 4. Di tutte le creature che abbiamo visto finora, questa di un granchio gigante deve essere la più strana. Potrebbe essere questa la prova che mostruosi granchi delle dimensioni di Godzilla vivono su Marte? Finora ci sono due scenari su cosa potrebbe essere. O è un vero granchio oppure il fenomeno della pareidolia. Un fenomeno psichico in cui attribuiamo tutto a delle forme familiari, il che significa che questa è probabilmente una formazione rocciosa insolita. Numero 3. Sulla Terra, rimanere bloccati in un labirinto è già abbastanza spaventoso, ma immagina se questo accadesse su Marte. Benvenuti nel labirinto della notte, situato nell'estremità occidentale di Marte, chiamato Vallée Marinée, un sistema di rift scoperto nel 1971.
Questa formazione è una complessa area labirintica di valli sconcertanti e inquietanti. Si pensa che sia stata scolpita dall'attività vulcanica in tempi antichi. Numero 2. Quasi tutte le principali civiltà avanzate nella storia della Terra hanno lasciato dietro di sé dei monoliti. Ebbene, anche Marte sembra averne uno. In alcune foto della NASA del misterioso pianeta spicca un monolito, così naturalmente eretto e di forma rettangolare, che sembra stato messo lì apposta. Stranamente, la gente lo ha paragonato al film 2001 Odissea nello spazio. Questo solleva la domanda: potrebbe essere qualcosa lasciato dagli alieni? Cosa ne pensi? Numero 1. Su ogni nuovo pianeta che troviamo, la prima cosa che gli scienziati guardano spesso è la possibilità che abbia l'acqua. Dopotutto l'acqua è la chiave della vita. Incredibilmente Marte una volta aveva l'acqua. Inoltre aveva anche un oceano grande quanto il nostro, o forse anche di più. Sebbene Marte ora sia asciutto, ci sono delle prove lasciate dietro, come un girino in una valle e quelli che sembrano i resti di un pesce. Pensa alle possibilità che potrebbero sorgere se Marte dovesse contenere acqua. Cosa ne pensi di Marte? Vorresti viverci in futuro? Facci sapere nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un pollice in su. Se vuoi vedere altri video che ho fatto, premine uno sullo schermo o guarda il mio canale. Grazie per la visualizzazione e ci vediamo ad un prossimo video.